Certo che nella vita ci sono delle cose che fanno veramente incazzare. In qualsiasi coda ti infili, si blocca. Contando sulle leggi della statistica, allora aspetti, rosichi, fremi. Poi chi se ne frega delle leggi della statistica, cambi coda. Che ovviamente si blocca, la tua inizia ad andare. Perché nella vita non sempre valgono le leggi della statistica, ma valgono sempre quelle della sfiga. 7:11 di mattina, inverno, fuori è buio, fa un freddo boia, suona la sveglia, la ritardi, risuona, ti alzi, guardi il telefonino e vedi che è sabato e hai dimenticato di togliere la sveglia. Alla macchina del caffè in ufficio hai solo 1 euro, ti cade, colpisce la punta della scarpa e scatta sotto la macchina a velocità supersonica. Oh, imprendibile neanche dall'uomo chewing gum dei Fantastici 4. Hai una voglia pazzesca di cioccolato, apri il frigo, vedi che c'è ancora la scatola, vai, e dentro non c'è più cioccolato, è vuota, te l'ha mangiata quei bastardi dei tuoi figli. Allora, mangiare l'ultimo pezzo di cioccolato ci può stare, ma lasciare il pacchetto vuoto è veramente da bastardi. Poi le cose che fanno incazzare sulla strada, innumerevoli. Sei in ritardo, tutti i semafori rossi. Devi rispondere a una mail sul telefonino o becchi l'onda verde per 19 semafori dall'isola a Porta Romana, una cosa mai successa. Sempre al semaforo, dietro di te un tram, il telefono suona, non puoi non rispondere, allora togli il guanto, in quel momento scatta il verde e un nanosecondo dopo il tram incomincia con quella campanella, ding, 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 ma un attimo! Salite sul tram al pelo, senza biglietto, sperate nel colpo di culo, si potrà avere culo una volta. Salgono i controllori, vi fermano, vi fanno una bella multina. Vicino a voi ci sono due zingari senza biglietto, tipo Aiei e Brazzo, li lasciano andare perché sono senza documenti. Via senso unico ci passa solo una macchina. Coda di 10 macchine perché c'è un taxi in mezzo alla strada che sta facendo scendere i clienti. Ravana col POS per il pagamento con la carta di credito. Apre la porta del baule, scende, scarica i bagagli, saluta, stretta di mano, scambio di convenevole, chiude le porte, il tutto con un parcheggio libero a 10 metri. Cioè, non è un suo problema. Un'altra sul taxi. La sera prima prenotate il taxi alle 8 del mattino. Al mattino dopo, alle 8 meno 5, scendete. Il taxi è già fermo che vi aspetta con 9 euro sul tassametro. State andando a 49 all'ora su una strada senza strisce pedonali. Un pedone bastardissimo tenta di attraversarvi la strada a tradimento. Colpo di clacson, sfanalata, il pedone si ferma. Ma vi fa il segno con la manina di andare piano. Cioè, ma cosa vuoi? Sta lì, no? No, poi la regina delle cose che mi fanno incazzare. Ora di punta, traffico bloccato, senti una sirena, specchietto, lampeggiatori, tutti cercano di dare strada, macchine che si arrampicano sugli alberi, donne incinte che si fanno da parte, mutilati di guerra che cercano di dare spazio, e poi ti passa davanti un'auto blu con sopra qualche politico di...